L'anno scorso ho iniziato a pensare ai regali di Natale già ai primi giorni di ottobre. Una volta mi riducevo a farlo a ridosso del 25 dicembre, spesso proprio il 24 o il 25, quando i negozi erano strapieni di gente che aveva la geniale idea di muoversi all'ultimo minuto. Ero una di loro. Elencavo le persone a cui volevo fare un regalo e, senza avere le idee chiare su cosa acquistare, andavo a fare shopping, in preda ad un mix di fiducia e disperazione. Mi dicevo: «Winty, troverai l'ispirazione una volta arrivata in negozio». Ma l'automotivazione non era sufficiente, perché, come se non bastasse, non era poi così chiaro nemmeno quali fossero i negozi in cui sarei dovuta andare. Sembravo Matthew McConaughey, in Gold, il film in cui interpretava Kenny Wells, un ricercatore d'oro alla ricerca disperata di un colpo di fortuna nell'inesplorata giungla indonesiana. Ma io ero a Milano e il countdown correva verso il Natale. Forse è per questo che poi ho cambiato filosofia e ho scelto di anticipare sempre più i tempi. Il digitale è il complice chiave di questo cambiamento. Innanzitutto consente di visitare più negozi e poi permette di dedicare ai regali più tempo di qualità. Sì, perché oggi per me le ore perse nel traffico o in fila nei negozi fisici sono un lontano ricordo. E quel tempo risparmiato lo investo in due modi. Penso con più cura al regalo e dedico più attenzione al messaggio sul biglietto, che scrivo rigorosamente a mano. Sicuramente anche Facebook e Instagram hanno fatto la loro parte, perché oltre a permettermi di seguire contenuti di amici e familiari e quindi di avere l'idea per il regalo giusto, a volte mi hanno dato una mano offrendo idee creative grazie alla pubblicità. E non credo proprio di essere l'unica ad aver trovato l'ispirazione sui social. Io sono Wintana Rezzene, per gli amici Winty. Sono una conduttrice televisiva e radiofonica e sono una grande curiosa. Mi faccio domande su tutto. Sull'e-commerce, ad esempio, ci sono tantissime cose che voglio scoprire. Sono qui per questo, Winty. Io sono Gianluca Diegoli, il digital marketing e l'e-commerce sono il mio pane. Ci faremo domande e insieme cercheremo le risposte, anche con il contributo di ospiti che lavorano in diverse aziende italiane e internazionali. Benvenuti in Discovery Commerce, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Meta. Insieme guarderemo il futuro del marketing digitale, facendoci ispirare dalla rivoluzione del Discovery Commerce. Sono indecisa, sai Gianluca, non so se mi piace di più ricevere regali o farli. Dare un regalo è sempre bello, anche perché di solito li scelgo bene. Consegnare il pacchetto, aspettare che venga scartato, vedere che faccia fa. Anche riceverli è bellissimo, ovviamente. Quando sono azzeccati, però. Chi di noi non ha mai ricevuto un regalo sbagliato? Aspettative disattese, magari un pizzico di delusione, perché ci aspettavamo un po' più di impegno nel centrare i nostri gusti. E poi anche il momento actor studio, in cui ci tocca pure recitare, con un bel sorriso e un fintissimo «Ma grazie, non dovevi, è bellissimo!» Però poi, quando invece il regalo è fatto bene, può essere davvero indimenticabile. Come quello che ho ricevuto per i miei 30 anni dal mio migliore amico, che vive a Parigi. Gianluca, sai cosa mi ha regalato? Un volo inaspettato per raggiungerlo in città. Sai, Winty, perché il regalo ti è piaciuto così tanto? Perché era su misura per te. Fare regali, anche riceverli, alla fine dei conti è comunicazione. Ogni volta che facciamo un regalo diamo un messaggio su di noi, su quello che pensiamo dell'altra persona, quanto lo conosciamo o crediamo di conoscerla, insomma. Un po' inconsciamente, un po' no, cerchiamo anche di ottimizzare lo sforzo. È per questo che i social influiscono così tanto nei nostri consumi. Sono spunti comodi, ma soprattutto personalizzati. Il concetto di personalizzazione è davvero importante quando si compra qualcosa per qualcuno. Le azioni dei brand possono rivelarsi fondamentali nell'ispirare un regalo se al centro delle loro strategie mettono le persone, o il target, se vogliamo essere più tecnici. Abbiamo citato la corsa ai regali di Natale, oggi ci focalizziamo proprio sui diversi momenti dell'anno più strategici, tra cui quelli in cui le aziende possono aiutare le persone nella ricerca del regalo perfetto. Oggi la stagione natalizia rappresenta infatti un arco temporale lungo e molto importante per la maggior parte dei brand, soprattutto per chi vende online.
In pratica, l'Holiday Season parte molto presto, almeno per la fase di ispirazione, e sicuramente ancora prima del Black Friday. Le aziende quindi cosa devono fare? Sicuramente partire presto, no? Molto spesso le PMI si accorgono del Natale solo quando è Natale, e quando spesso vado dai miei clienti e gli parlo della stagione natalizia ad agosto, questi mi guardano come se fossi matto, e non è così. In realtà la stagione natalizia va preparata molto presto, molto bene, soprattutto perché proprio quando saremo sotto stagione non ci sarà il tempo poi per attivare tutte le azioni che sono necessarie. I brand devono anche usare i dati. Normalmente conoscono cosa hanno già comprato le persone da loro, hanno a disposizione informazioni sia di prima parte attraverso il proprio CRM che attraverso le piattaforme, conoscono un po' i gusti di questi consumatori e quindi il momento, diciamo, del targeting, della scelta di quali prodotti mettere a catalogo durante la stagione natalizia e di quali advertising creare a favore di quali target è sicuramente decisivo. Non è da dimenticare inoltre che le persone sempre di più vogliono conversare con i brand e soprattutto quando si trovano appunto in difficoltà, un po' come te, Winty. Chiedere direttamente al brand spesso può essere risolutivo. Uno strumento importante durante la holiday season è sicuramente la messaggistica. Spesso i brand si dimenticano che il modo più potente di aiutare i consumatori quando i tempi sono stretti negli acquisti e le persone sono in difficoltà è quello di rispondere, no? Quindi attraverso i messaggi diretti di Instagram oppure i messaggi di Messenger. C'è anche una ricerca che dimostra come un consumatore su due abbia difficoltà nel capire cosa comprare per gli altri e come circa 8 persone su 10 si affidino ai social per capire cosa comprare, ma anche per farsi aiutare nell'acquisto. Un altro punto importante che i social possono abilitare è la personalizzazione del rapporto con i consumatori. Su questo mi è venuto in mente un bel caso studio di L'Oréal, in cui il brand ha creato un beauty festival virtuale, un evento di un giorno dove ha usato Facebook Live per trasmettere i messenger, bot, e ha collaborato con influencer e oltre 100 beauty advisor. L'obiettivo era affiancare i consumatori nella loro esperienza di acquisto, ovviamente con consigli personalizzati. Meccanica molto semplice, i presentatori dell'evento in streaming invitavano gli utenti a usare, diciamo, nei commenti un hashtag in grado di attivare una conversazione via Messenger. E dopo ogni commento gli utenti potevano interagire con un beauty advisor per una consulenza personalizzata. Quindi c'era una procedura assistita per concludere l'acquisto direttamente su Facebook. Una singola iniziativa che ha incrementato le vendite del 400%. E portando anche guadagni a tutta la community dei beauty advisor, ovviamente a cui erano state date delle commissioni per ogni acquisto effettuato. Una cosa che mi ha ricordato molto l'acquisto in un negozio fisico. Bella idea. Se avessi a disposizione degli esperti per consigli personalizzati ogni volta che devo comprare qualcosa, ne approfitterei sicuramente. E non solo quando scelgo un regalo per gli altri, ma anche quando compro un regalo per me e voglio premiarmi per qualche motivo particolare. Spesso lo faccio nelle occasioni di shopping collettivo, tipo il Black Friday. Sono momenti in cui spesso sperimento marche nuove o prodotti mai usati prima. Non saprei dire se è l'offerta economica che mi spinge a sperimentare oppure se sono le aziende che, presentando nuovi prodotti, mi fanno venire voglia di esplorare. Direi entrambe le cose, Winty. Nel periodo delle festività le persone sono in generale molto più curiose e aperte all'innovazione. E pensa che in Italia il 92% si dichiara aperto a provare nuovi brand durante le festività. Questo per le aziende rappresenta una grande opportunità per farsi conoscere da nuovi pubblici. Altre ispirazioni per i brand possono arrivare da alcune ricerche che ho letto di recente. Pensate che il 48% dei compratori in Italia, dei consumatori, insomma, condivide le loro scoperte, no, sui social attraverso appunto lo sharing tradizionale, ma anche il tagging. Pensate quando qualcuno vi ha taggato nei commenti di Instagram dicendovi: ma questo sarebbe perfetto per te o per lui, insomma, se volete regalare qualcosa a qualcun altro.
Un altro dato interessante è che circa 8 persone su 10 acquistano durante queste mega giornate di vendite online, come il Black Friday appunto. E la cosa interessante è che comprare assieme in queste giornate li fa sentire parte di una community. E poi diciamocelo, a chi non piace risparmiare. Grazie a questi dati condivisi da Gianluca ho avuto la risposta anche a un'altra domanda. Cosa succede quando non sappiamo cosa vogliamo? Mi spiego. Con tanti prodotti ed esperienze nuovi che si possono avere, ci sta ogni tanto siamo indecisi oppure siamo curiosi rispetto a qualcosa di nuovo. Soprattutto se sei in uno di quei momenti che dicevamo prima, in cui magari vuoi farti un regalo oppure c'è un'offerta allettante da cogliere o ancora c'è un tema valoriale. Ad esempio, negli ultimi anni sono stata sempre più attratta dall'approccio sostenibile. Magari non sto cercando quello specifico prodotto, ma quando un brand mi racconta un'attenzione speciale per il pianeta e lo fa in modo credibile, mi viene voglia di comprare. Anche questo, Winty, è un comportamento sempre più comune. Il purpose oggi è un ingrediente importante per le aziende. Pensa che 9 consumatori su 10 si dichiarano disposti a pagare di più se il retailer o il brand adotta dei comportamenti etici o se in generale il brand fa qualcosa per la società. Poi magari non sono proprio 9 su 10 a farlo davvero, ma comunque è un input molto importante. E poi non possiamo parlare del periodo che precede il Natale senza citare la regina delle festività, cioè la tecnologia. Non c'è Natale senza almeno un regalo tech. Il Black Friday e il Cyber Monday non sarebbero gli stessi senza occasioni che hanno al centro dei prodotti tecnologici. È anche per questo che l'ospite di questa puntata arriva da una realtà tech. Una grande azienda impegnata a costruire, come dicono loro, un fully connected intelligent world. Stiamo parlando di Huawei e oggi abbiamo con noi Alessandro Sironi, Head of Marketing and Communication Huawei CBG Italy. Con Alessandro siamo partiti dall'inizio chiedendo il suo punto di vista sul ruolo dei social media nell'ambito della Customer Journey. Il Discovery Commerce ha un ruolo fondamentale e apre la strada a uno degli obiettivi più sfidanti ma forse difficili dell'e-commerce, quindi diciamo la scoperta del prodotto in maniera accidentale. Diciamo che mi piace immaginare anche il Discovery Commerce come qualcosa di semplice e familiare a tutti, per esempio l'usanza di passeggiare per un negozio, no? E guardare gli scaffali senza necessariamente sapere ancora cosa acquistare o avere una particolare intenzione di acquisto, questo finché il prodotto perfetto per te non cattura la tua attenzione. Per fare questo ovviamente non è solo la tecnologia ad aiutarci, ma è anche l'esperienza di acquisto in sé, sull'e-commerce, sui social, ma anche nei retailer, dove deve essere coerente con quello che ho visto online, perché in mezzo a 1000 altri prodotti devo catturare subito l'attenzione delle persone in modo chiaro. E ovviamente parte importante e integrante è la creatività. Rendere cioè complementari, autentici e più vari i visual, i copy, i video, le foto anche in base, come dire, alle key selling proposition, quindi alle caratteristiche principali del prodotto, ai contesti o ai momenti dell'anno, aiuterà anche a essere più efficaci e a fare copertura incrementale. Non tutti hanno lo stesso driver d'acquisto per lo stesso prodotto, per cui questo è da tenere presente. Un tema fondamentale nel Discovery Commerce per Huawei è quindi la parte tech, anche insieme ai tracciamenti. Per esempio su Facebook e Instagram quello che facciamo con le collection, che è un formato che usiamo molto, è dare visibilità sempre più al catalogo prodotti, ma in base ai gusti dell'utente. E quando si investe in advertising lo facciamo profilando il più possibile, sfruttando i dati e lo storico dell'utente stesso, per cui cercando di mostrare il prodotto più affine alla persona. Ovviamente è qualcosa che insomma Huawei fa già da un bel po' su Facebook e Instagram, ma da un po' di tempo abbiamo iniziato a farlo anche su altre piattaforme. Più segnali sei in grado di cogliere nei touch point tra brand e cliente, migliore sarà la tua strategia di campagna e di targeting. Ovviamente sappiamo bene che il Discovery Commerce non si limita a questo. Secondo me è qualcosa anche in costante evoluzione e un esempio che posso farvi in questo senso è rappresentato anche dalle attività live, come gli streaming.
Abbiamo per esempio lanciato a fine dello scorso anno un monitor pensato proprio per i gamer, mettendolo alla prova con tre gamer professionisti che si sono sfidati live, e in più, per chi ha assistito allo streaming, abbiamo anche costruito un'offerta lancio esclusiva. E cos'è accaduto? È successo che abbiamo fatto sold out del prodotto nel giro di poche ore. Anche questo, quindi, secondo me è il discovery commerce, quindi una sorta di ibrido, diciamo, che dai all'utente, cioè un contenuto figo, interessante, a un target corretto, in un contesto corretto, e in questo caso rappresentato dallo streamer preferito, che però utilizza in modo credibile un prodotto ovviamente Huawei con caratteristiche rilevanti per il consumatore. A tutto questo poi è fondamentale collegare una promozione magari commerciale specifica per chi guarda, e infatti abbiamo fatto, insomma, sold out. Questo ovviamente va inserito anche in una strategia più completa e multicanale. La profilazione e il learning by doing, facendo tesoro delle esperienze di interazione pregresse con l'utente, sono fondamentali per creare rilevanza. Ma un ruolo cruciale lo riveste ovviamente il contenuto, le idee che portano i brand a ingaggiare in modo unico e memorabile le persone. Il discovery commerce crea un'inversione nel funnel del marketing, perché le persone si imbattono in un prodotto o in un brand ancora prima di cercarlo. Dà ai brand l'opportunità di convertire in una fase più alta del funnel, quella di consideration, e di comunicare con qualsiasi campagna nella parte bassa del funnel. Credo che il funnel, come dire, sia sempre più liquido, e che il passo dopo sarà quindi arrivare anche a quel trend del live now, diciamo, legato al discovery commerce. Cosa che già succede anche in Cina o in America, ma in Italia e forse anche un po' in Europa in generale siamo un po' ancora dei progetti pilota. La Gen Z ha quasi istintivamente fatto suo questo modus operandi, basti pensare a chi compra, insomma, le edizioni limitate delle sneakers, poi magari lo racconta live in streaming, le rivende anche direttamente, per cui il discovery commerce assumerà sempre più caratteristiche live e, se vogliamo, anche con format simili a quelli visti in TV, ma ovviamente più influenzati dal social. È molto interessante per il contesto meta è il tema del metaverso, dove mi immagino ci sarà un'esperienza di acquisto virtuale dove i brand stanno già facendo i primi test. Ad Alessandro Sironi abbiamo chiesto anche qual è per Huawei il valore degli holiday moments di cui parlavamo poco fa. Momenti che sono strategici per i brand, non solo per aumentare le conversioni grazie alle offerte, ma anche per farsi scoprire e rispondere a un bisogno già esistente. L'aspettativa di trovare il tuo brand in quel determinato momento. Gli holiday moment per Huawei rappresentano ormai appuntamenti fondamentali, perché sono riconosciuti da tutti come dei veri e propri eventi consumer. Le persone si aspettano che tu ci sia, e quindi devi fornire al consumatore un'opportunità di scelta. Allo stesso tempo sono ovviamente momenti in cui cercare di distinguere il proprio brand da tutti i competitor, sia come offerta proposta che come esperienza di acquisto o contatto. Pensiamo per esempio, insomma, San Valentino, il Summer Promo, il Natale, oppure il Back to School, il Black Friday. Insomma, i momenti principali ormai li conosciamo tutti e sono parte della nostra vita di consumatori. Momenti in cui tutti sanno che troveranno delle offerte, ma per un brand premium non si tratta soltanto di un taglio prezzo, ma anche di creare un'offerta legata al contesto. Pensando al Natale, per esempio, o al Back to School, quali device magari mi serviranno per studiare al meglio o, come dire, divertirmi, intrattenermi, guardare film o lavorare da casa e smart working? Questa è la domanda che noi di Huawei ci facciamo, e perché parliamo anche di ecosistema di prodotti e di servizi, perché per entrare in modo credibile in uno dei vari momenti chiave, raggiungere i consumatori in modo efficace, mantenendo un'esperienza premium, approcciamo il consumer journey in modo integrato in base al touch point e con un'offerta di prodotto contestualizzata. È un po' il famoso, diciamo, fit everyday life. Pensando poi proprio alle vacanze, no? Visto che si parla di holiday moment, al di là dei trend principali, quello che facciamo è cerchiamo di immedesimarci nelle persone mentre sono in ferie, considerando come fruiscono magari i contenuti o consumano media e brand, perché spesso, insomma, da buoni italiani si tende a pensare che agosto sia un mese morto, no? O le vacanze di Natale appunto siano un momento morto dove a fare da padrone l'out of office. Ma non è proprio così.
Le persone in vacanza hanno più tempo libero, passano più tempo a leggere, magari sotto l'ombrellone, o usare i propri device, per cui sappiamo che aumenta il tempo speso da mobile in generale e per questo lavoriamo in modo tattico anche sull'infotainment o magari su testate dove leggere news, perché sappiamo che aumenta il traffico anche su, insomma, sui magazine d'estate o durante le vacanze. Sono sulla mia bella sdraio tranquillo, sulla mia poltrona, leggo le news e in modo contestualizzato trovo contenuti correlati e inerenti ai miei interessi sulla tecnologia e l'innovazione dei prodotti Huawei, magari nel nostro caso. Non c'è ovviamente nulla di magico in tutto questo e non sto necessariamente cercando un prodotto in quel momento, ma in questa fase del customer journey che definisco, diciamo, di esperienza accidentale, entro in contatto col brand in modo positivo con contenuti di qualità e non pushy che già mi richiedano, insomma, un'azione. È più il brand che inizia a darti qualcosa, perché dopo tutto sono in ferie. Ideale quindi per holiday moment non è andare necessariamente su un'attività di conversion, ma esserci in modo autentico, quindi generare memorabilità lavorando sul brand, sulla consideration, con contenuti interessanti. Questo aiuterà poi magari a essere più efficaci, no? Dopo le vacanze, quando ci sarà, insomma, il classico back to school e magari il consumatore considererà l'acquisto di un tuo prodotto proprio perché ha avuto un'esperienza di contatto positiva. Esserci dunque in modo autentico. La chiacchierata con Alessandro si è chiusa con questa frase che a mio avviso deve essere il mantra per ogni brand. Non solo esserci, dunque, ma farlo in modo vero e sincero. Se le persone associeranno all'azienda dei valori per loro rilevanti, questi brand avranno fatto un passo importantissimo. A Natale forse non siamo tutti più buoni, ma più sensibili, sì. Scusa Gianluca, però devo contraddire Alessandro su una cosa. Mi sembra di ricordare che lui abbia detto «Non c'è ovviamente nulla di magico in tutto questo». A me invece sembra che insieme a tecnologie e dati ci sia anche un pizzico di magia, come in tutte le relazioni del resto. Ad un certo punto scatta qualcosa e quel qualcosa può scattare anche tra una persona e un'azienda. Perché no? Beh, Winty ci sta. Quello natalizio è un periodo di potenziale acquisto, ma è anche molto di più. Le persone sono recettive rispetto ad esperienze che possono avere un senso per loro in quello specifico momento. Per portare l'esperienza dello shopping a questo livello, riassumendo, dobbiamo ricordare tre cose. Prima di tutto, l'importanza della spontaneità. Internet è il luogo dove si trovano le informazioni, ma anche quello dove può nascere l'ispirazione. Questo è un trend assolutamente da riscoprire. Poi, come seconda azione, possiamo far leva sulla community. È importante essere connessi con i propri peer, con gli influencer, con la propria comunità locale. E infine il terzo punto, che riguarda il Natale. Come vi diceva Wintana, si tratta di una stagione di vendite che ormai per tanti, grazie ai social, parte sempre prima del canonico mese di dicembre. Per questo consigliamo ai brand di andare online con le campagne con largo anticipo, proprio per avere un vantaggio competitivo, aiutare le persone a trovare il prima possibile l'ispirazione. Lo stesso vale per il Black Friday, ma anche per altre occasioni. Giusto Gianluca, e per continuare anche noi a trovare l'ispirazione, nella prossima puntata di Discovery Commerce metteremo al centro chi ha tantissime storie, tutte diverse, da raccontare. Le piccole e medie imprese. Discovery Commerce è una serie podcast di Cora Media in collaborazione con Meta. Scritta da Rossella Ferrara con la supervisione di Francesca Berardi. Le registrazioni in studio sono a cura di Aurora Ricci e Andrea Girelli. La post-produzione e il sound design sono di Andrea Girelli. La producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Graziano Nani. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Recording.